3 cilindri, 115 cavalli, controllo di trazione. È la nuova Yamaha MT-09 Tracer, una crossover media che ha tantissime frecce al suo arco. Una su tutte, il prezzo, 9.590 euro. Basterebbero i numeri a eleggere la regina del segmento crossover medie. 115 cavalli, 210 kg in ordine di marcia, solo 9.590 euro. Ma non è solo questo. Il motore è il 3 cilindri da 847 cm3 del tipo crossplane e dotato di 3 mappature motore chiamate D-Mode. Rispetto alla 09 standard, poi, qui c'è anche il TCS, che sta per Traction Control System, il controllo di trazione disinseribile. Situazione telaio, la Tracer eredita tutto, o quasi, dalla sorella irriverente. Il telaio infatti rimane in alluminio presso fuso, forcella e mono sono regolabili ma hanno una taratura dedicata. Ma quindi cosa cambia? La Tracer è innanzitutto più confortevole, a partire dalla posizione di guida. La sella infatti ora è separata, è cresciuta in tutte le dimensioni ed è regolabile in altezza. È cresciuto anche il serbatoio, ora da 18 litri, e il manubrio, più alto e più largo, oltre a essere nuova la strumentazione, in due schermi. Sempre in tema comfort, c'è anche il nuovo cupolino, regolabile, e l'ABS, tutto di serie. Optional invece sono le manopole riscaldabili e le borse laterali. La vita a bordo della Tracer è subito piacevole. Mi piace in particolare nella posizione di guida, ben inserita e che regala confidenza, e nella pastosità del motore. Con le nuove mappature, infatti, è sparito il fantomatico effetto on-off che ha sempre afflitto la 09 standard. Perché sulla Tracer, anche in modalità A, la mappa più aggressiva per intendersi, la coppia è tanta ma non strappa. E poi c'è la sella, molto spaziosa, e la guida subito intuitiva, facile e leggera. L'impressione è più quella di avere a che fare con una naked alta piuttosto che con una crossover bassa. Quando arrivano le curve poi, la Tracer è una bella conferma, perché anche in caso di asfalto non proprio perfetto, si è sempre in sicurezza, aiutati peraltro da un traction control realmente efficace. Peso limitato, motore generoso e ciclistica azzeccata, poi, sono un mix che regala subito molto gusto nel guidato. Naturale e composta, ha una guida tipicamente giapponese, quindi facile e intuitiva, a cui però aggiunge un pizzico di pepe. Sì, perché quando la posta in gioco si alza, la Tracer si muove, certo, ma lo fa rimanendo prevedibile. Adora essere guidata con linee disegnate, frenando poco, ma l'anima da fan bike è ben presente e se vi gira potete guidarla in malo modo. In definitiva, non ha molti punti deboli. Curata, valida e completa, la Tracer ha un carattere ben distinto, che in fondo deriva dalla sorella MT-09, a cui però aggiunge una versatilità da moto totale, a cui è difficile dire di no. Se equipaggiata con un paio di borse e delle manopole riscaldabili, rischia veramente di fare piazza pulita dalla concorrenza, anche perché, va ricordato, costa meno di 10.000 euro.